Bene, abbiamo parlato di tante cose, abbiamo parlato anche del Milan e lui mi ha garantito l'impegno queste ultime due settimane cruciali sul referendum. Sabato manderà un videomessaggio a questa manifestazione di Forza Italia alle 11 a Milano, perché fisicamente non c'è un altro impegno, e poi settimana prossima faremo un incontro io e lui in conferenza stampa su questo tema. Vi faremo sapere luogo e ora esatta, il giorno. Mercoledì. No, la domanda. Sì, probabilmente mercoledì. E quindi niente, sono molto soddisfatto dell'incontro e bene, adesso le ultime due settimane per quanto riguarda il referendum, impegno totale. Ci saranno eventi di centrodestra. Sì, mancano un po' i grillini, mi pare, che pure hanno votato a favore del referendum, però non mi pare. Io avevo detto ai consiglieri regionali che se Grillo o Di Maio passavano in Lombardia ero disponibile a incontrarli, perché insomma è merito anche loro, anzi è merito loro, perché senza il loro voto non avremmo potuto farlo, quindi ben disponibile, però insomma i grillini sono un po' così. Oggi sono in Piazza Roma però a protestare contro la legge elettorale. Sì, vabbè, ma qui parliamo di un'altra cosa, qui parliamo del referendum e quindi vediamo, sto seguendo con attenzione che quello che succede in Catalogna, sono due cose molto diverse come sapete. Ha sentito il discorso di Puigdemont, come le è sembrato? Sì, no, non voglio commentare, ho la mia opinione su quello che ha detto e su quello che potrebbe succedere. Qui la realtà è molto diversa, è un percorso all'interno della Costituzione, abbiamo voluto mettere nel quesito referendario proprio nell'ambito, nel quadro dell'unità nazionale, quindi i problemi che ci sono in Catalogna qui non ci sono, qui ci sono solo opportunità per avere più autonomia, più risorse e più competenze. Vedremo il popolo lombardo e il popolo veneto che risposta daranno. In queste settimane con chi gli piacerebbe fare un confronto, magari tra chi dice di astenersi o non è d'accordo, per magari cercare... Ma io ho l'interesse che i cittadini lombardi sappiano che c'è un referendum e sappiano che cosa vuol dire, dopodiché rispetto alle opinioni di tutti, ci mancherebbe altro. Non faccio parte dei comitati del sì, men che meno di quelli del no, ovviamente, perché nel mio ruolo di presidente abbiamo investito sulla comunicazione istituzionale nell'ambito delle direttive di Agicom e del Corecom, che sono rigidissime. Anche la RAI fa un po' fatica a sostenerci, perché ogni tanto non mandano gli spot, vabbè. Va bene. Sì, va bene, ma infatti non ho detto niente, no? Ho parlato con la presidente della RAI, siamo in ottimi rapporti, quindi va bene tutto. Per me l'importante è che, e quindi la Catalogna va bene perché almeno se ne parla, ecco, questa è la mia preoccupazione maggiore, che i lombardi, non voglio incontrare nessuno il 23 che mi dica se lo sapevo andavo a votare, quindi investiamo molto sulla comunicazione, e per me la comunicazione è istituzionale, cioè c'è il referendum sull'autonomia, informati e poi decidi se andare a votare. E avete organizzato anche delle simulazioni, degli incontri per simulare proprio come si può votare, no? Nelle piazze. Sì, siccome il voto elettronico per la prima volta, anche qui voglio evitare che uno dica non vado a votare perché è troppo complicato. È semplicissimo. Mettiamo in giro delle macchine per far vedere come si vota, e tutti gli UTR della regione Lombardia, le nostre sedi, chiunque può andare e vedere come si fa, semplicissimo. Questa disponibilità di Berlusconi sul referendum aiuta anche a riuscire o a riaprire la strada dell'alleanza? No, non c'entra niente. Ma avete parlato anche dell'alleanza? Abbiamo parlato di tutto. Si parla sempre di tutto. L'ho visto in gran forma, sia fisicamente che veramente molto, molto attivo, molto impegnato. Sono stato più di un'ora con lui, lui ha parlato per 50 minuti più o meno, quindi come 20 tempi. Ecco. Quindi l'ho trovato in gran forma e mi ha fatto molto piacere che abbia deciso lui, senza sforzo da parte mia, di sostenere, di aderire e di sostenere con azioni concrete il referendum del 22 di ottobre. Ma un evento di piazza nel centro-destra prima del referendum non ci sarà?
Io non lo organizzo perché sono il presidente della regione. Se ci sarà, bene, se no, però non dipende da me. Va bene.